volta si usava, mi dai mezza porzione. Ricordate chi andava con la famiglia per risparambiare? Si diceva, mi dai mezza porzione. Oggi non ti azzardare a dirlo, perché oggi già è mezza porzione. Hai visto i ristoranti? Conosci quelli che c'hanno il piatto bianco così? E il buco è così, hai visto? E il buco è manca pieno. Intorno ci si mette quell'aceto balsamico, quella merdata là, hai visto? Che tu esci e dici, veramente, ma oh, ho mangiato leggero. Non hai mangiato, mangiare è un'altra cosa. Mangiare è un'altra cosa. Mannaggia la miseria. Poi c'è San Irio, posso aspettare? Una puntata per le persone grandi, per le antiche. Quando ero felice, io andavo in un ristorante a Marino, si chiama il Fratone, lui è morto. Arrivava io da ragazzino, c'era 8 anni, c'era la domenica, si andava a mangiare lì la polenta, no? Questo arrivava ciccione con sta sciarpa, diceva polenta, polenta, panza botta e culo allenta. Ma quanto mi faceva ridere. Dice, che ce l'hai il prosciutto? Costa caro, magna da a casa tua. Pensa che ristorante poteva essere, di che qualità. Mi piaceva quei ristoranti, perché mia nonna pure, arrivava quello, voi ricordate, fanno finta che questa è la tovaglia, no? Questa è la tovaglia, questa lo faccio vedere che era morto. La tovaglia così, lo ricordo, la tovaglia così. C'aveva questo qua e i piedi piatti. Ma non piedi piatti regolari, piedi piatti che uno gli andava, tipo con Bergè, hai visto, i camerieri della morte, i piedi piatti, i piedi dolci. Arrivava, faceva. Perché era tutto più spartano, più bello, più genuino, più tranquillo, no? Tutti mangiavano le stesse cose, che cazzo? Adesso, uno è vegano, uno è cinese, uno è ciriaco, un tavolino pare il San Giacomo, porca della puttana. Ma veniamo a noi, questo ne riparliamo dopo. Allora questo faceva, questo così, questo è bianco il farfallino, faceva tenerezza, ahi, faceva, così, te guardava. Dico, buongiorno. Quanti siamo? Siamo, perché lui stava a sede con te, come siamo? Siamo noi, quanti siamo? Siamo? Dico, siamo sei. E se lo segnava, perché segnava i coperti. Costava, che so, 1.000 lire a coperto. Cioè. Dico, che c'ha? Perché, sai, c'avevano 3 primi, 3 secondi, non è che c'aveva, come adesso, 1.000 cose, poi fanno schifo tutte 1.000. Faceva, ci abbiamo agnolotti, lasagne, cannelloni. E il cuoco della... Sono finiti i cannelloni! I cannelloni ci stanno. Lasagne, agnolotti. Dico, vabbè, portaci 6 agnolotti. C'era solo 5! Allora 5 agnolotti. Perché la roba c'erano quella, quando era finita. Va bene. E di secondo? Di secondo c'avevamo l'abbacchio, invortino, sgaloppina. Sono finita sgaloppina! Sgaloppina, praticamente mangiavi quello che cazzo voleva lui. Vabbè, bello. Sgaloppina. De contorno di patata rosso e l'insalata. L'insalata era un'insalatiera dei ricordi quelle. Così, no? E l'olio manco te lo portava perché costava caro, te ce lo metteva lui. E il parmigiano non te lo portava, diceva, morto il parmigiano. Te lo portava e te guardava quanto ce ne mettevi. Perché la gente era così, no? Poi chiamai, facevi, c'erano 2 modi per chiamare cameriere. Uno è il bicchiere, ricordi che era di un'ignoranza, uno battevi il coltello sul bicchiere, te lo ricordi? Dindì che era brutto. L'altro era... facevi sto gesto, non so che cazzo. E l'altro facevi, c'aveva 90 anni sto cameriere, così, e facevi, scusa, giovane, porco Dio, c'ha 90 qua. Giovane, non è che lo chiamavi quando c'avevi davanti, lo chiamavi, chiamami, dimmi giovane, mentre io cammino. Doveva fermare la frenata, ricominciare via la strada, perché quello c'è un binario. Cacione, c'è far conto, arriva questo. Far conto. Allora, la tovaglia, va, ricordate, di carta, no? Tovaglia di carta. Faceva così. Te diceva a te. Camo preso. Cazzo, camo preso. Mi guardi, 3 agnolotti, 2 cannelloni. Sono finiti i cannelloni! È accanto questo qua. Faceva il coso, diceva, vabbè, dammi 100.000 lire. Dammi! Ma fammi il conto che dammi 100.000. Ti fa il conto sull'angolo, ti ricordi l'angolo di carta? Io facevo, ma è proprio fiscale, cioè mi ferma la finanza.